Associati olivicoltori, ben ritrovati alla sesta edizione del periodico 11 febbraio 2022. I nostri oliveti sono ancora in fase di riposo vegetativo e non hanno ancora manifestato segni di un eventuale risveglio. Le chiome sono abbondanti, lo sviluppo dei rami di un anno hanno raggiunto i 34-35 centimetri e tutto è pronto per affrontare per fine febbraio probabilmente la fase di risveglio. Le temperature del terreno rimangono ancora basse, in questo momento qua sono sui 6,5 gradi centigradi, ancora inferiori ai gradi necessari affinché le radici iniziano una attività di assorbimento, perciò non portiamo al momento prodotti fertilizzanti a base di azoto, come avevamo parlato nel periodico della settimana scorsa. Il nostro associato, dottor Bruno Bernardi, direttore dell'Aprolav, ha chiesto un approfondimento sull'attuale siccità dei terreni e effettivamente le nostre piante dell'ulivo, per quanto riguarda l'umidità del terreno, se non piove entro la settimana prossima, si troveranno in una fase di difficoltà per assorbire acqua e sali minerali. Ma adesso, con l'aiuto della nostra lavagnetta, andiamo a vedere cosa succede nel terreno. Valutiamo ora in maniera molto semplice dove si trova l'acqua nel terreno e le difficoltà che possono trovare le radici nell'assorbire quest'acqua. Ipotizziamo che questa sia la nostra pianta d'ulivo. Troviamo il suolo e il terreno è composto da tante particelle unite fra di loro. In questa unione si lasciano degli spazi vuoti che vengono chiamati macropori, dove all'interno c'è presenza di aria, e micropori, dove all'interno c'è presenza di acqua capillare. Le radici assorbono questa acqua capillare senza difficoltà, perché non è trattenuta dal terreno, o meglio, il terreno la trattiene, ma la cede anche facilmente. Dell'altra acqua è contenuta anche attorno alle particelle del terreno ed è chiamata acqua igroscopica. In questo momento qui, considerato che oramai è dal 7 di gennaio che non piove e sono caduti circa 16-17 mm di pioggia, abbiamo avuto una umidità dell'aria molto bassa e presenza anche di una media ventilazione, l'acqua contenuta nei micropori si è volatilizzata, è evaporata nell'aria. Perciò le radici, quando inizieranno tra poco a entrare in funzione, avranno la necessità di andarsi a recuperare l'acqua igroscopica che è presente nel terreno, ma è trattenuta fortemente dalle particelle del terreno. La pianta deve sviluppare una notevole energia affinché le radici vadano a recuperarsi quest'acqua qua, ma quando non ci riescono la pianta entra in stress idrico. È così che avviene la sofferenza della pianta per mancanza di acqua e può entrare anche in una fase di appassimento, ma confidiamo che la settimana prossima arrivino le piogge. Tra poco inizieranno anche le potature, ma per questo rimanderemo a un apposito servizio dove con facilità di immagini andremo a riassumere tutta l'attività didattica già intrapresa l'anno scorso per darvi la possibilità di effettuare corretti tagli per questo 2022. E adesso a risentirci alla settimana prossima.
campagna finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia.